Salve a tutti amici di YouTube. Allora, oggi mangio kebab. Kebab. Allora, innanzitutto due cose. Il canale di YouTube mi sta dando diversi problemi. Ho più di 400 iscritti, ma me ne visualizza soltanto 355, insomma è bloccato su un numero fisso, non capisco il perché. Senza considerare altri bug del altri bug al canale, come per esempio il bug dei messaggi che non riesco a spedire i messaggi privati, non riesco a rispondere se non in determinati modi. Senza tenere conto che a causa di questa cosa, entro il 7 marzo comunque avrei dovuto aggiornare il canale. Quindi ragazzi, siamo in fase di lavorazione per il canale, non ci dite niente, stiamo lavorando per voi. Appena tutto si sarà ristabilito e questi bastardi dell'assistenza si decidono a contattarmi, non sarebbe comunque una cosa tanto sgradita. Oggi, vi farò vedere un deck su cui ho messo gli occhi addosso, che mi piace veramente tanto e che comunque... Avendolo ora finito e avendo tutte le carte, vi posso far vedere di che si tratta. Sarà il deck profile del deck ninja. E io ho creato questo deck sfruttando determinate componenti che andrò adesso a farvi vedere. Allora, innanzitutto, il deck sostanzialmente punta su questa carta che è Lanzo. Anzo ci fa recuperare quest'altra carta da dentro al deck che... L'arte della trasformazione ninjutsu. Arte della trasformazione ninjutsu che quando viene attivata posso mandare un mostro scoperto al controllo ninja e un altro mostro d'avversario per evocare un mostro di tipo dinosauro, drago o serpente marino dal deck, cui livello è combinato. Quindi se mando un mostro di livello 4 e un mostro di livello 2 posso evocare di 6 o inferiore. Quindi praticamente il comparto che io ci vado a giocare è composto dai 3 Jurak Velo e tra i tre Jurak Guaiba, in modo tale che per esempio fanno Jurak Guaiba che ce l'ha il mio compagno di team Fabrizio. Comunque all'interno della descrizione del video troverete tutte le carte che vi elencherò a foglietto perché non le ho tutte qui con me, però comunque volevo farvi vedere questo deck. Quindi faccio un esempio: evoco Hanzo, recupero Arte della Trasformazione Ninjitsu e già mi sono fatto un bel più uno. Lui evoca Tur chiama Sangane, io gli sparo in bocca l'arte, mando al cimitero Lanzo ed evoco il Guaiba. Quindi poi Guaiba attacca la Tur, il Sangane, quello che è rimasto, evoco Jurak Velo e main phase 2 faccio XYZ. XYZ e quindi posso evocare o Evolzar Lagia, così recupero un più il meno uno del Sangan, o Evolzar Dolka. Allora, questa insomma è la strategia principale del deck. Andiamo a vedere un paio di supporti. Anzo e Oscurità. Noi ci giochiamo anche questa carta qua. Ninja Dorato a rivista, un'altra carta forte perché ci permette di fare un OTK scartando una carta trappola da mano. Mettiamo caso abbiamo finito i target nel deck dei Velo e dei Jurak. Scartando una carta trappola ci fa evocare un altro mostro ninja dal deck di livello 4 che può essere un Hanzo, ma come può benissimo essere un altro di questi. In modo tale che se dobbiamo scartare un'altra trappola scartiamo, evochiamo e quindi poi facciamo XYZ, il ninja delle lame che attacca due volte, basta staccare una. Poi, essendo luce, tutti luce e oscurità, possiamo giocarci un BLS. Poi basta, cioè poi ci stanno tutte altre carte tipo Max C, Veiler e cose così. Io ci gioco il trapper di Starlight per proteggere le mie trappole.
Poi gioco il Ninja Dragone Bianco, che è l'unica carta che mi manca del deck che sto cercando. Ninja Dragone Bianco che praticamente dice: finché questa carta è sul terreno, le mie carte trappole magia non possono essere distrutte. Quindi faccio arte, evoco il Ninja Dragone Bianco, ci sparo sopra la safe zone. Quindi praticamente Ninja Dragone Bianco viene protetto da safe zone e Ninja Dragone Bianco protegge le carte trappola. Quindi nel caso noi poi facciamo tipo tempesta potente, innanzitutto tempesta non potrà essere negata perché c'è il Ninja Dragone Bianco sul terreno. Perché dice che le carte magia non possono essere trappole magia non possono essere distrutte, quindi non potrà essere negata da una Starlight o da qualcosa del genere. Quanto poi le carte mie restano sul terreno e quindi di conseguenza sarà come uno spolverino delle arpie. Ancora, se tu, i mostri ninja. Se l'arte della trasformazione ninjutsu resta sul terreno, io gioco Fioriera Magica. Spacco e pesco due. Oppure, vediamo un po' cosa altro possiamo fare. Vabbè, Veler e Maxine ne abbiamo già parlati. E niente. Per finirmi il deck mi serve solo il Ninja Dragone Bianco. E basta così. Sì, direi che poi tutto il resto sono carte risapute. Allora, nella descrizione del video vi posto, oltre alle carte che non conoscete, anche la lista, insomma, del deck, così se volete provarlo, se volete giocarlo o qualcosa del genere. Il deck gira abbastanza bene. Potete vedere i risultati che ho fatto giocando solo questo deck all'interno del Dueling Network. Trovate nella descrizione sempre del video il mio nuovo nickname perché ho mandato a fare in culo diversi moderatori e quindi mi hanno bannato. Quindi non ho più l'account da 1600, ma tengo adesso un nuovo account che con questo deck partendo da zero. Ho detto voglio vedere con quante partite riesco a raggiungere i 1000 punti e quindi andatevi a vedere i risultati che ha fatto questo deck. Un'altra cosa importantissima, passate tutti quanti nella mia pagina di Facebook, trovate sempre il link in sottofondo. Un'altra cosa ancora più importante, stiamo organizzando un torneo di Dueling Network con premi abbastanza allettanti quali BLS, Duncaliber e tutto il resto appresso, con una semplice quota di iscrizione di 2,50 euro. Quindi praticamente 2,50 euro a casa vi potete portare un tappetino, vi potete portare il BLS e tante altre cose. Basta che raggiungiamo all'interno della pagina di Facebook i 100 iscritti. L'iscrizione, ripeto, soltanto 2,50 euro, cioè male che va, avete solo perso 2,50 euro, non le cose esorbitanti tipo 10 euro per turno e cose così. Il torneo verrà comunque guardato da 6 giudici che arbitreranno anche le vostre partite, quindi c'è la totale imparzialità, nessuno potrà trassare tutte le sapresse. Io spero che il video vi sia piaciuto. Purtroppo, ripeto, il canale mio dà segni di bug e spero di riuscire a ripararlo quanto più presto possibile perché veramente sto YouTube sta diventando come Facebook. Grazie a tutti, godetevi il video, rispondete in tanti e se volete anche un video di risposta.